Fabio. Ciao Alberto, allora è venuto il nostro presidente a trovarvi in America. Ho visto la conferenza stampa in diretta, gli ha dato un sacco di importanza, una grande esposizione. Beh, questo, oddio, fa sempre un po' piacere che il protocollo assegni un ruolo speciale a un paese come l'Italia, insomma. A me sta sul cazzo, cioè, a me Mattarella piace nel complesso, ma mi sta sul cazzo questa conferenza stampa che parla sempre di Europa, ma cazzo che parli di Italia, no? Quando gli hanno chiesto sui dazi, lui doveva dire, noi non ci meritiamo sti dazi, non abbiamo fatto parte della cricca di Airbus, quindi io mi spero che il presidente Trump riveda i dazi sul parmigiano. Ma così deve rispondere. Sì, E a esatto. fare il ti vai a mettere una bega, quello lì era una bega. Noi, fra l'altro, non abbiamo mai diritto a Airbus, siamo sempre stati attaccati alla tetta americana, abbiamo sempre prodotto per Boeing. Noi siamo sempre rimasti nella sfera Boeing, nella sfera americana, noi abbiamo sempre partecipato ai programmi della Boeing con le famose ali, le fusoliere che faceva la Finmeccanica Leonardo. A grottaglie, no? Quindi anche negli F-35, insomma, in tutto voglio dire. Non, quindi noi siamo stati fedeli, quindi non dovremmo, non è giusto essere penalizzati anche parzialmente sul parmigiano. Doveva dire, oh ragazzi, cioè io siccome il presidente Trump ha detto che guarderà la posizione dell'Italia con benevolenza durante la conferenza stampa, che mi ha fatto piacere, lui doveva cogliere la palla al balzo e dire. Sì, io mi auguro che Trump rivede il parmigiano, cioè diventa un eroe nazionale, tanto per quello che porta a casa e dà uno schiaffo a tutti gli altri, perché Trump non è che ce l'abbia con l'Italia. Capito? Oltretutto, se facciamo. Considerare che i dazi, diciamo così, queste ritorsioni giustificate dal WTO con i sussidi all'Airbus, questi dazi sono molto più pesanti sulla Francia, addirittura anche più pesanti sulla Spagna, Sì, sulla ma doveva, ma sì, ma Mattarella doveva cogliere la palla al balzo e dire ci tolga il parmigiano, fare un colpo così, capito? Anche perché Trump ha dichiarato che è molto contento della posizione italiana su Huawei, Dio buono, allora Mattarella doveva, facciamo uno scatto. Facciamo Huawei tu però parmigiano no, capito? Anche perché, ma perché poi tieni presente che questa storia di Huawei, a parte che sono sorpreso, Trump ha un po'. Cioè, veramente che il governo italiano prenda una posizione forte su Huawei non ci credo. Però bisogna dire che il governo tedesco Huawei non fa niente, l'ha lasciata libera. Compra tutto, core e non core. Questa era una novità degli ultimi giorni, non so se l'hai vista. La Merck si è imposta. Io sono rimasto molto sorpreso. Perché te lo dico io. Gli inglesi, i tedeschi sono estremamente esposti sulla Cina. Sia come investimenti, a livello di investimenti, a livello di bilancio commerciale. Per cui loro sono proprio sotto schiaffo, capito? Sono proprio sotto schiaffo, sotto schiaffo. No, no, questo è in dubbio. Tra l'altro la Merkel non ha grandi simpatie per Trump, anzi, è piuttosto, come dire, se gli può tirare un calcio negli stinchi lo fa. I tedeschi poi alla fine fanno il gasdotto con Putin. Huawei tutta aperta, tutti esposti sulla Cina, ma che cazzo di Europa è, capito? Questo loro mercantilismo, Sì, ma non sai. c'è l'Europa perché non c'è la Germania, capito? Voglio dire, è più dignitoso il Giappone, ecco, voglio dire, vabbè che il Giappone ha paura, però arriva al punto che è più dignitoso il Giappone. Sì, beh, il Giappone ce l'ha a due passi e comunque No, non. certo, però anche la Germania c'ha la Russia a due passi. Eh? La storia del gasdotto, queste basse spese NATO, insomma, io sono un po'. Questi tedeschi mi Mattarella preoccupano. deve fare un po' di retorica europea perché tutto sommato, sai, è Sì, ma ha l'Europa che. fatto solo retorica europea, Fabio, cazzo, cioè, non ha mai detto noi Italia in conferenza stampa. Vabbè, tiragli un calcio nei maroni sul parmigiano a Trump, no? Gli dici, beh, cioè, vabbè, poi sarebbe Sai, possibile. siccome oggi come oggi l'Italia riesce a
sopravvivere, a tenersi a galla, perché la Banca Centrale Europea compra a man basse il nostro debito pubblico. Sai, almeno su quello fa un po' di professione di europeismo, tanto non costa nulla e bene o male... Ah, tu dici, vabbè, tu dici su... di qualche centinaia di milioni a esagerare, di qualche Tu dici, è inutile fare i pierini sulla questione dell'Europa, dei dazi, dissociandosi dall'Unione Europea, quando noi in realtà siamo tenuti in piedi da loro. Hai capito? Cioè, noi non paghiamo tassi ridicoli. Cioè, tieni presente, la Grecia sui ha emesso titoli a 13 settimane, insomma, a breve scadenza, a tassi negativi, cioè si pagano tassi negativi sul debito greco. Ma questa è una scelta esplicita dell'Europa per aiutare i paesi indebitati? Non è che è esplicito, però alla fine, diciamo, voluto o no, intenzionale o no, questo è il risultato. Quindi, cioè, poi hai voglia a dire, sai, mi smarco. Quando c'ha le pezze al culo... Alla fine la Germania può fare il cazzo che gli pare, capito? Perché poi, in fondo, non rompe le uova sul paniere, sulla BCE, e lascia, insomma, le rompe, ma risolverà questa situazione. La flessibilità, quelle e quell'altro, i fondi europei, cioè, abbiamo parecchio da chiedere alle autorità europee, quindi un po' di retorica europeista quando ti trovi di fronte un po' alla bestia nera di molti dei governi europei, sai, ci fa gioco, mettiamola così. Ho capito. Ma io durante la conferenza stampa si è parlato anche parecchio di Turchia, Siria. A me Trump è sembrato un po' confuso, onestamente, su tutte queste questioni internazionali. A me, cioè, dà l'impressione di uno che non capisca bene quali sono le poste in gioco. Cioè, ha detto, ma sa, la Siria, questi paesi stanno in guerra da 100 anni, che cosa ci interessa a noi? Sono riuscito a non avere nessun caduto americano in Siria, adesso riportiamoci i ragazzi a casa e poi quello che succede sono fatti loro, perché noi non vogliamo entrare in queste beghe plurisecolari, perché non è nel nostro interesse. Però, insomma, tu che ne pensi? No, io penso che alla fine Trump finisce con l'aver ragione, perché si inserisce tutto questo, si inserisce in un filone di americani stanchi di essere in guerra. Sì, l'opinione pubblica nel Medio Oriente hanno solo fatto disastri, loro se ne rendono conto. E poi si inserisce in questo discorso molto più importante del fatto che il Medio Oriente è molto meno importante di quello che era per gli americani. Questo è un dubbio, ma già con Obama, l'ha detto un po' esplicitamente, ma molto di più con i fatti, sai, con lo shale oil, lo shale gas, l'America non dipende più dal petrolio. È uscito dalla Siria, che erano pochi soldati, sì, e rimane in Afghanistan, ma la ragione per cui rimane in Afghanistan è per non favorire l'espansione cinese in Asia centrale. Se no, se loro escono dall'Afghanistan, entrano i cinesi. Cioè, ormai le priorità, la priorità principale dell'America è quello di contenere i cinesi, e non è che un impegno nel Medio Oriente faciliti questa opera di contenimento. Molto più pericoloso rimanere in Afghanistan, però nonostante tutto Trump c'è rimasto. Ma anche perché poi sarebbe un po' umiliante, sai, la più lunga guerra della storia americana. Andarsene e lasciare il paese in mano ai talebani, le donne col burka e tutte queste storie qua, secondo me non sarebbe un gran gesto. Se Trump poteva uscire, ma lì c'è questo compelling order di non facilitare l'espansione cinese in Asia centrale.
E l'Afghanistan è da sempre, da secoli, è sempre stato un paese chiave per il controllo del Sì, per lo snodo di quei... Grey Game, no? Gli inglesi contro russi, contro turcomanni, il grande gioco è ancora lì. C'è poco da fare, sia i russi sono meno una minaccia, i siriani e i turchi si possono ammazzare l'un con l'altro. L'America è il maggior produttore mondiale di petrolio, un esportatore netto. Il Medio Oriente è un paese dove si fanno sempre delle figure di merda, non ti vogliono bene, ma che se la smazzino. Il containment adesso deve avvenire lungo la via della seta, sulla tecnologia, su Huawei, su queste cose qui. Sì, hai visto che c'è stato questo incontro tra Xi Jinping e Modi, che nel bel mezzo di questa quasi guerra tra Pakistan e India sul Kashmir, e la Cina ha diciamo, un grosso interesse in Pakistan perché sta finanziando tutte le infrastrutture Ah per... sì, beh, sai, Scusa? il Pakistan è un paese satellite ormai. Esatto, e quindi praticamente la Cina si è messa, diciamo, a negoziare con l'India, intervenendo in qualche modo in questa che è una disputa pluridecennale, cioè Ah, risale infatti, sai, all'indipendenza. da tempo che tutti, ossia l'America e tutti coloro a cui il problema sta a cuore ritengono che il maggior ostacolo all'espansionismo cinese sia l'India. Eh sì. Sempre si cerca di tirare l'India in questa alleanza che si chiama Quad, che è fatta da Australia, Giappone, India e Stati Uniti per il contenimento dell'India in Asia. Però la Cina e l'India è sempre stata molto ambivalente su questo, sempre molto, molto sfuggente, no? Invece ho letto, adesso ho capito, ho letto che l'incontro non sarebbe andato bene, che Modi è molto preoccupato dell'espansionismo cinese e che si è fatto molto più caldo relativamente al Quad. Torna con quello che hai detto tu, io questa cosa qui l'ho seguita parzialmente con la coda dell'occhio, però se è così, ma sì, perché dopo c'è tutta una serie di problemi perché la Cina vuole passare attraverso aree contese tra Pakistan e India per la via della seta, per cui l'India non concede il permesso. Poi c'è il tema dell'India che praticamente sta fidelizzando Nepal e Eh sì. Bhutan. Poi c'è il tema anche che la Cina ha un avanzo corrente nei confronti dell'India di 50 miliardi all'anno di dollari, che sono soldi. Insomma, poi c'è il tema di tutto l'encircling dell'India sull'Oceano Indiano, no? Con la base in Pakistan, con la base in Sri Lanka. Quindi l'India si sente circondata dalla Cina, sia sul mare che sulle montagne, al sud e al nord. E non mi sembra che ci siano, sia al di là, vedi, questo è il problema cinese, grandi win-win, fratelli, però alla fine ti incurano, capito? Alla fine non mollano. Ci sono sti miti in cui si promette, ma poi alla fine loro tirano dritti per la loro strada. Ma sai, quando sai, in queste faccende, poi alla fine carta canta, ma carta moneta canta. E quindi, sai, la Cina rispetto all'India è un gigante economico. Puoi raccontarla e puoi girarla come vuoi, ma se si arriva alla stretta, l'India non ha le disponibilità economiche della Cina e quindi Come GDP credo che sia un 7 sì. 7 a 1. Sì, quindi capito, è come cioè, l'Italia rispetto agli Stati Uniti, anche meno. Esatto, se l'Italia E quindi se i cinesi investono in Pakistan, l'India c'ha poco da fare. Se i cinesi costruiscono i porti, le autostrade, le ferrovie che collegano le loro regioni occidentali con i mari caldi, l'India sì. Può protestare, può cercare di mettere un po' i bastoni fra le ruote, ma alla fine della fiera, no. Senti Fabio,
devi dare il titolo a questo Inglorious Glow Buster, perché abbiamo spaziato, siamo partiti alla conferenza stampa di Trump e Mattarella per finire all'India. Bisogna che faccio dare te i titoli di questo. Vabbè, non faccio, faccio in mente qualcosa di bello. Ciao, ciao. Ciao, ciao. It's one on one shot, not a future, but sure it's good.